Ciao belli, ben ritrovati qui sul mio canale, io sono iCrig ed ecco qua un video di GTA, il primo che metto sul mio canale. Diciamo che ormai c'è il sito YouTube che è overloaded by questi video, quindi diciamo che per adesso decido di non caricarlo, insomma di prepararmi qualcosa di intelligente. In ogni caso, sono qua con un video solo per mostrarvi una cosa. Comunque, insomma, come sapete bene, la città è Los Santos, quindi è lo stesso nome di quella di San Andreas. E io volevo, la mappa non è identica, è diciamo simile, ma è molto più dettagliata. Volevo ricercare, insomma, i vari punti di interesse, insomma, le zone familiari che hanno in comune la mappa, insomma, di San Andreas. E una cosa in particolare, volevo ricercare Groove Street, che vabbè, in ogni caso non so dove si trova, in teoria dovrebbe trovarsi qua da qualche parte. Groove Street, non mi ricordo, forse qui. Boh, c'è una zona qua dove c'è, ecco qua vicino a Davis, dove esserci tipo Groove Street, una roba del genere. Strawberry. Vabbè ragazzi, non è importante, non è importante, in ogni caso. E mi sono messo a cercare tutti i vicoli perché, come sapete, la casa di CJ era in un vicolo, diciamo. E cerca di qua, cerca di là, ho trovato questo posto. Segnatevelo sulla mappa, insomma, guardate, non è difficile da trovare, insomma. Tenete conto che c'è un barbiere che vi taglia i capelli, andate giù e trovate il vicoletto. Allora, intanto, senza dirvi niente, ho rubato la macchina che non so perché ma mi piace questa macchina, perché mi piacciono le familiari e è fatta bene. A parte che è praticamente identica a quella di San Andreas, che si chiamava Stratum anche quella. Tanto guardate qua, mega effetti, già ragazzi è migliorato tantissimo. Io non so come facciano a dare lo stesso voto di GTA 4 a questo gioco, perché è 20 volte meglio, ma ogni cosa è migliorata. Dagli incidenti ho notato che se fai un frontale e si storce la ruota davanti ne risenti, non è come l'altro che fai un incidente, bam, ok, vedi, pian piano si rompe, dopo un po' esplode e c'è il danno visivo e basta. Qua proprio se si inarca la ruota si storce e ne risenti anche durante la guida. Comunque, vabbè, detto questo qua è il vicolo. E vabbè, come potete vedere, manca il ponte che era qua dietro. Non, per adesso non ho trovato altri collegamenti, però se guardate bene, era proprio fatta così. Adesso, ok, manca il campo da basket qua, la casa di Big Smoke, manca la casa vera e propria di CJ, che c'era un vicoletto, forse c'è lo stesso. Comunque, per essere un ghetto è un ghetto. Adesso proviamo a scavalcare e andiamo. Ah, ma come nigga? Cioè, ha proprio sbagliato persona, lo dice lui che è nero e io che sono bianco mi becco del nigga. Vabbè, comunque andiamo qua sopra così avete una visuale migliore di questa. Ecco, perché lui continua a correre. Scusate ragazzi, ho fallito. No, non cadere, non cadere, non cadere, bravo. Ok, avete una visuale migliore da qua sopra. Comunque, vedete, la zona è quella. Alla fine c'era quello stadio vicino. E c'è questo vicoletto che ha. Io credo che l'abbiano fatto come tributo. Però ci sta che la mappa sia diversa. Tanto, che ore sono qua? Le 8:20 mattina. Beh. E ci sta che la mappa sia diversa. Così, insomma, ognuno si trova ad affrontare un nuovo mondo. Comunque, secondo me questa è la zona che hanno voluto ricreare, simile a San Andreas. Bene ragazzi, il video è giunto al termine, spero che vi abbia fatto piacere rivedere, insomma, questa via che non ha lo stesso nome, non ha ma secondo me, dico secondo me, dopo ognuno la pensa come vuole, secondo me l'hanno voluta ricreare appunto per ricordare San Andreas. Un saluto dai Krieg, al prossimo video magari qualche altro segretino, easter egg o qualche cagata varia. Ciao belli! Headshot.